Amiche ed amici di Pachino Cam News, un saluto dal vostro Ivan Sortino che vi parla direttamente dal Palamento di Rudinì. Oggi è l'estate di San Martino, un grande evento culturale e enogastronomico. Accanto a me le fautrici, ovvero la presidente Spadola, il Soro Optimist, e la dottoressa Lecci, segretaria. Complimenti, e quindi che cosa sta succedendo? Che cose buone da mangiare? Sta succedendo una rivoluzione, è un evento che è appunto un mini salone del gusto. Abbiamo iniziato qualche ora fa con delle conferenze sempre sul tema cibo, alimentazione e contro gli sprechi alimentari, che è uno dei principi fondanti del Soro Optimist e il service in particolare di quest'anno, e che ci proietta direttamente proprio all'Expo 2015, perché vogliamo portare questa idea concretizzata ormai alla terza edizione e che ci mette in prima fila sia nella promozione dei prodotti del nostro territorio che delle nostre aziende che lavorano questi prodotti, li rielaborano, e poi anche sulla informazione riguardo proprio all'alimentazione, al buon cibo. Dulcis in fundo, beneficenza. Il ricavato di questa serata sarà destinato in buoni spesa per le famiglie meno abbienti. Bene, complimenti. Dottoressa Lecci, molte aziende al femminile dirette, pronte già al prossimo anno l'Expo 2015 a Milano, un successo? Sì, sì, è vero. Siamo molto contenti, innanzitutto perché è la terza edizione e quindi un'idea nata 3 anni fa, come vedete, continua ad andare avanti e a rinforzarsi. Poi tantissimi presentatori, tantissime aziende che sono qui a far conoscere i loro prodotti, quindi valorizzazione del territorio, ma come si diceva, valorizzazione soprattutto al femminile, perché molte delle aziende presenti sono condotte da donne. E noi siamo molto felici e anche molto emozionati per quello che stiamo vedendo attorno a noi, la gioia delle persone, la valorizzazione del territorio, l'amore, il cibo, la salute, insomma, le donne come sempre la fanno da padrona. Questa è la tasca con dentro il flute per la degustazione che tutti i nostri ospiti possono avere, e lo stemma del Soro Optimist, proprio per dare la nostra impronta al femminile, che è un'impronta magari che dà quel tocco in più, quell'attenzione proprio nell'accoglienza. E questa sera abbiamo qui anche donne che nelle edizioni scorse hanno presentato i loro prodotti e che a questa edizione si presentano con un loro marchio, quindi un'attività imprenditoriale già avviata, e che grazie proprio all'estate di San Martino hanno potuto tastare a livello commerciale la validità del loro prodotto e lo hanno lanciato in effetti. E quindi anche una modalità, un'occasione in più per essere fiere di questo successo tutto al femminile. Ebbene, quindi conosciamole queste donne imprenditrici tutte al femminile che porteranno i loro prodotti, i loro marchi al prossimo anno a Milano all'Expo 2015. Accanto a me Lucia Triberio, anche lei con la sua tavola imbandita piena di leccornie e di prodotti tipici da Rosolini. Sì, dall'esperienza di un anno fa che sono stata invitata, e allora abbiamo scoperto che potevo mettere su un'azienda. Quindi è diventata un'azienda? È diventata un'azienda, sì. Si chiamerà Aruce, si chiama Aruce. Vogliamo presentare i nostri prodotti che sono tipici proprio di Rosolini per noi. E poi voglio pensare alla mia mamma, perché anche lei è stata l'artefice di questo prodotto. E abbiamo il sesamo, che noi si chiama la giugiulena, e il torrone. E la nostra specialità è perché è sottilissima, ha poco zucchero, che si può mangiare facilmente. Mi viene in mente i vecchietti che mi dicono che finalmente possono mangiare la giugiulena perché è sottile, croccante e non hanno problemi a masticare e a mangiare questo giugiuleno, questo nostro prodotto. Bene, quindi ci vediamo all'Expo 2015 a Milano, Lucia. Sì, volentieri, grazie.
immancabile qui all'estate di San Martino anche l'azienda Campisi, accanto a me la figlia Cristina, con i suoi ottimi e prelibati prodotti marittimi, diciamo così, e quindi anche voi all'Expo 2015. Assolutamente, è un evento in cui l'azienda Campisi non poteva perdere, perché è una, diciamo, è di grande attesa un po' per tutti nel nostro territorio e soprattutto per l'Italia in genere, per le piccole e medie imprese. Abbiamo preparato un po' di golosità, prodotti a base di pesce, come dicevi tu, e anche a base di pomodoro. Abbiamo fatto una degustazione di acciughette speziate con i nostri odori, i sapori della Sicilia, quindi bacche di ginepro, satra, finocchietto selvatico, insomma, meritano. Poi abbiamo preparato anche del patè di ricciola e della crema di pesce spada, nonché il nostro pomodoro di Pachino IGP secco e semisecco, quindi da spalmare e da mettere anche sui crostini di pane. Bene, sarà veramente una grande occasione all'Expo 2015 a Milano per i milanesi che assaggeranno i vostri prodotti, che comunque già voi esportate in tutto il mondo. Sì, assolutamente sì, ormai siamo presenti in gran parte del mondo, quindi con ottimi risultati, e speriamo di ad maiora sempre, insomma, di far conoscere i nostri sapori e soprattutto il nostro territorio. Presenti anche qui all'estate di San Martino, al Palmento, le specialità vinicole. Vicino a me Marilina Paternò, che presenta i suoi prodotti, una tradizione e anche un successo per quello che accadrà appunto all'Expo 2015 a Milano, presenti con i vostri vini. Buonasera, allora comincio subito con il dire che la nostra filosofia aziendale fin dal primo momento si sposa con quello che è il tema dell'Expo 2015, che è appunto nutrire il pianeta, energia per la vita. Essendo un'azienda al femminile voglio spezzare una lancia a favore delle donne, che comunque rappresentiamo un vantaggio in qualsiasi tipo di settore, e per quello che posso dire anche nel settore vitivinicolo, la donna produce, cioè rappresenta ciò che produce, quindi produce qualità, produce rispetto per l'ambiente, e i nostri prodotti sono caratterizzati da tutto questo. Quindi fin dal primo momento siamo stati felici di partecipare a tutto quello che è il progetto di Expo 2015. Siamo nello stand senza glutine, ovvero Dalù Zero Glu. Accanto a me sempre il presidente di Sor Optimist, che ci presenta questa novità e questa cosa importante oggi. Sì, questa è la novità di quest'anno. Abbiamo voluto pensare anche alle varie problematiche legate all'alimentazione, e quindi un angolo dedicato alle persone celiache o che sono comunque gluten sensitive, o tutti quelli che vogliono ridurre la presenza di glutine nell'alimentazione. Tutti i prodotti qui presenti sono un'elaborazione personale del talento di Luisa, che si è cimentata un po' per caso, perché appunto lei per prima è sensibile al glutine, e quindi ha diciamo sperimentato l'utilizzo di tutti i vari ingredienti. Troviamo qui il pane lievitato con il lievito madre senza glutine, ciò che l'industria dell'alimentazione non ci può dare, ce lo danno le mani di una donna di talento e che ha la passione per la cucina. Parola a te, Luisa. Grazie, cioè, mi ha introdotto più che bene. Praticamente nasce da un'esigenza appunto personale, e poi appunto per esigenze non solo personali, ma anche di voler mangiare con gusto e con allegria, mi sono cimentata a fare dei prodotti naturalmente diversi per i celiaci, e non solo. Appunto Cinzia diceva, ci sono i prodotti per i celiaci, c'è il pane senza glutine, ci sono anche prodotti per i vegani 100% vegetali, cioè provenienti dal mondo dei vegetali, senza prodotti di origine animale, biscotti vegani. E dal talento e dalla passione per la cucina e per l'attenzione nella cucina, speriamo di poter realizzare il sogno di Luisa, che è quello di fare di questa attività la sua attività principale anche a livello economico. E quindi in bocca al lupo, e con il Sor Optimist, viva le donne!